New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.879,38 punti, con uno scarto percentuale dello 0,43%. Sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 15.561,05 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un più 1,25%, terminando la sessione a 30.381,8 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un più 0,07% e archivia gli scambi a 14.698,5 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. In colore francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%. In luce sul listino milanese il comparto sanitario, con un più 0,68% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di Diasorin, che scambia con una variazione percentuale dello 0,88%. In Francia annunciata la produzione industriale, pari a 0,3%. In Germania, pubblicati i prezzi al consumo con valore pari a 3,9%. Stamattina è in programma il dato sulla produzione industriale dell'Italia. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui prezzi alla produzione degli Stati Uniti,